Dalla faccia di Wender mi sa che oggi la bastard è veramente infame nei nostri confronti. Ce l'ha con tutti proprio? Ah sì? Che bello, che bello oggi, è. Oggi che bello è, lo sai che io voglio il sangue, che bello è. Ma ti hai detto, sai che io ho rimosso. Tu dici un sacco di cazzate. No, è quello normale, mio ruolo. Ieri ero mangiato con il mio carissimo amico Ivo Abido, se andate a mangiare, ha pagato lui tra l'altro come sempre. Luca Alba si è aggregato al gruppo per non pagare un cazzo. E poi è arrivato Wender con sua moglie, abbiamo iniziato a parlare, mi ha detto, sai, tante volte io non metto in onda dei messaggi perché ho paura. Ho detto no, tu devi esagerare, ma sai, spesso e volentieri comunista di merda, Fabio un bastardo, devi morire, mandatelo via. Dico, ora l'abbiamo detto che l'Italia è un popolo di ignoranti di merda, quindi non mi sorprende. Per non parlare di quelli contro il grassone, capito? Cioè, allora, bastardo, è impossibile. Cosa impossibile? Perché? La gente mi ama. Ma chi? Come fai a non amarmi? In che senso? Cioè, a me mi vogliono anche accarezzare a volte. Io sono stato sulle ginocchia di un ascoltatore 2 ore l'altro giorno. Lui mi toccava la testa. Scherzai, io sono un gatto. Come cazzo fai ad odiarmi? Tu sei il Trudone dello Zoe Centrale. Alla fine sì, adesso che mi sono anche morso le guance, mi si sta gonfiando la faccia. Sai che se facessimo il pupazzo tuo venderebbe un casino? Pupazzo Pastrotto! Sì. Il Pupaolo! Facciamo il Pupaolo! Bello! Bello, bello! Beh, dopo Ciccino Botulino, il Pupaolo è un pazzo. Quella è stata una fase tremenda. Paolo, io e Fabio vorremmo farti un discorso. Sto cercando di dimenticare. Da amici. No, allora non fatemelo. Allora, caro Paolo, io so che tu nella tua testolina, tra l'altro funziona benissimo, grassa, ti immagini Tiesto, sì, ti immagini, non so io, Robert De Niro, tu ti vedi attore. Io sono una persona eclettica. In realtà tu hai sposato una donna meravigliosa, sì, che in maniera, diciamo, lei la sotterfugia un po', cerca di farti capire qual è la tua vera essenza. Cosa sono? Io dovrei stare in un acquario. No, dovresti stare su un carrello insieme agli altri dolci, perché sei un profiterol. Però non è bello. Sei un tenero profiterol. E la gente adesso tua si moglie sta arrabbiando perché a me mi amano. No, tua moglie cerca in maniera molto gentile e carina di farti capire. Non è vero, lei mi dice che sono bello. Ma tua moglie è buona, capisci? E mia moglie dice che sono bello e che tutti mi invidiate perché io sono bello e simpatico. Tua moglie, sai, è il classico gioco che si fa con i bambini che non hanno proprio. A me non me ne frega di quello che dici perché io sono bello. Paolo, tua moglie lo dice perché protegge l'investimento. A me quello che dici tu che sei cattivo e anche odi le persone non mi interessa. Paolo, tu sei un saccone di devi fare. Però buffo. Però buffo. Stavo nello scherzo. Sono comunque 90 kg di ferocia. Cioè, vogliamo di capirci. Sei un saccone. Se ti infilo questa bottiglia nel collo e ti faccio bere dalla gola. Che sei violento. Sei un saccone di caccona buffo. Tu sei l'amico di SpongeBob. Bravo. La stella marina. Aspetta, Wender, trasformati in super DJ. C'è anche il regista adesso. Certo. Non posso, perché questo è il momento di farmi coprire di letame. Poi dopo, nella seconda ora, si parla. Però di Però pensa se ti vendi come saccone di merda in discoteca. Che spazio. Esci grosso così. Come saccone di merda. Sì. Però sai che potrebbe essere un personaggio per YouTube. Cioè, pensa, io mi immagino adesso, tipo, il volantino, anzi, il manifesto a mettere fuori dal locale. Un sacco nero, sì, con delle mosche che gli girano intorno con scritto: cosa ci sarà nel saccone di merda? Vieni a vedere. Oh, quanto mi vuole bene Mazzoli, ragazzi. Voi mi invidiate, io lo so che mi invidiate tutti. No, però ti lascia mettere il marchio dello zoo. Cioè, non è che vai così sprovvisto. E mi dai il 10%. A proposito, visto che stiamo parlando, vi ricordo che forse mi è saltata una mezza data un sabato d'agosto. No. Ah! Calmo. Sono 4.000 euro in bocca, eh! Sì. Li voglio tutti in nero! Ma non si può, Paolo! Allora, a questo momento è aperto il centralino per scannarmi, per fissarmi la data! Ma non ti vuole nessuno! Allora, io vengo la mattina, a mezzogiorno mangio solo pesce, poi dormo fino a mezzanotte! Allora mi rompete i coglioni che arrivo in discoteca! Sì. Come entro nel locale voglio 5 kill, 5 pali voglio! Erano 4.000! Sto parlando alla radio, mi sto promuovendo, quindi in qualche modo sono più famoso! Voglio 5.000 euro in contanti, faccio il cazzo che voglio per 20 minuti, non mi rompete i coglioni per me ne vado! 20 minuti? 20 sono pochi. 5 sacchi in nero? Anche 6 adesso! Allora, mi ha chiamato la discoteca, non ci vedi in meridione, non mi rompete i coglioni! Ma perché, scusa, un po' solo non c'ho il testo di stare con i terroni, che sei un terrone! Allora, l'anticipo me lo dovete mandare, sicuramente via busta chiusa con un corriere espresso! No! Oh! Assegno? Con l'assegno!
i soldi in bocca li voglio. Se avete pure il mio manager e ditemi che non mi conoscete, che tipo non me ne frega un cazzo. Cosa? Sai che non lavori più? Ma che tipi gli attestati? Ascolta invece. Ma mi vieni già a cagare il cazzo in console? Ti faccio io da manager. Vai, dai, se ne. Care discoteche d'Italia, volete un bel saccone di caccona sul palco? È simpaticissimo, ragazzi. Allora lui fa lo spettacolo, arriva questo sacco bello nero, grosso. Base. Allora, amico al Fabio fa l'introduzione, vai. Allora, amico al quale ballano fra i 4 e i 500 euro alla settimana. Se c'hai bisogno per matrimoni, comunioni e battesimi, Paolo Nois te lo porti a casa e ti avanza anche. Ti sta allora chiamando il tuo manager veramente. Aspetti che mi sta chiamando il manager. Occhio, no? Senza bestemmie, Paolo, per favore. Pronto? Fabio, prendete in giro per il mio accento veneto. No. Allora, hai preso gli anticipi? Ma non è la risposta. E io so, oh, per il mio accento veneto. Oh. Paolo, hai preso l'anticipo per la serata di Paolo? Oh. Sì, sì. Mi hai chiuso tutto il mese d'agosto, tutti i giorni. Ma se sei in vacanza dal 10 al 20. No! Ma da tanto che mi devi chiudere tutti i giorni. Mattina, pomeriggio e sera, voglio le date. Paolo, tua moglie ha detto che Paolo deve andare in Abruzzo del 5 all'8. Cosa c'è? Tua moglie come la mamma! Oh, coprami il biglietto dell'aereo, testa di cazzo! Io muori, bastardo di merda! A fare in culo! Senti, Paolino, ti chiamo dopo. Coprami sto cazzo di biglietto, figlio di puttana! No, Paolo! Ma il nostro manager! Tuo biglietto era già a posto. Sto cazzo, mi fate fare le robe, torna, vai, guida, 5 ore, 8 ore, 20 ore, vai a fare il culo. Lo voglio in prima classe, hai capito? Figlio, tutti in bocca lo voglio. Voglio guidare, allora, il pilota sta dietro sto giro. Guida da dietro, hai capito? Voglio volare io davanti, io voglio stare davanti, più davanti del pilota. Voglio 5.000 euro in contanti quando salgo sull'aereo, chiaro? Ciao! No! Mi ha messo giù prima che gli mettessi dire che li voglio anch'io! Se li dai a lui li voglio! Ragazzi, volevo ricordare che a Wender va benissimo quella gelateria a Pesaro, a 2,50 va con mezzi suoi. Sai, ragazzi, che noi siamo stati baciati alla fortuna perché veramente Paolo Giusti è la persona più paziente del mondo. Sì, ragazzi. Sì, a parte quando manda le mail con le sue virgole varie. Ciao Paolino! Grazie. Ragazzi, scusate, vorrei che tutti gli ascoltatori si unissero insieme a me in questo momento perché è successa una cosa molto grave. Stavamo parlando, noi scherziamo, sai, sui soldi, ridiamo, così cos'ha. Però c'è chi sta veramente male. Chi è? Un parente tu, un altro gatto? No, chi no. È? Emilio Fede! Ah, poverino, ragazzi! È successo, Emilio? È una tragedia, una tragedia! Che una gli tragedia. È successo? La malattia! Ha dichiarato che con 8.000 euro al mese di pensione non ce la fa. Beh, ci credo, solo quello che spende di lampade e tinta. Dice, io vittima, come faccio a pagarmi? Aspetta, perché qua c'è tutta una serie. Non riesce a pagarsi la rata della macchina di lusso che c'ha l'autista. Le varie donne di servizio, poi c'ha le tasse, il mangiare, 8.000 euro al mese, poverino, come fa? No, ragazzi, però questa è una tragedia. Lo so. Cioè, che cazzo, cioè, comunque. Avviamo la raccolta fondi. Contribuisci anche tu ad una pensione serena per un grande professionista del giornalismo. Io ho il numero di Emilio, dopo lo chiamiamo, diciamo che facciamo la raccolta fondi per aiutarlo, perché 8.000 euro al mese, sono ragazzi, pochi, ragazzi, è poco. Che cazzo ci poi fa? Netti, ma come si fa? Come fa un uomo a sopravvivere con 8.000 euro allora, al mese? Dimmi, che cazzo ci fai con 8.000 euro? Niente. Non ti bastano nemmeno per le puttane. Esci di casa, sono già 500. Ma che ti fai? Una bottiglia di cristal il lunedì, una il mercoledì, e quattro mignotte, quattro night, sono finiti, ragazzi. Al 15 sei stirato. Ma stai scherzando? Signori, l'hashtag di oggi è aiutiamo Emilio Fede. 8.000 sono pochi. Anzi, guarda, l'hashtag è 8.000 netti sono pochi, signori. Sì. Dopo lo chiamiamo in diretta perché dobbiamo aiutarlo, poverino. Bocchi! No, non sono d'accordo, io sono affranto perché lui è un grande del giornalismo italiano, è sempre stato super parte e non ha mai contribuito alla diffusione della prostituzione in questo paese. No, sai che se ci fosse stata la necessità lui si faceva trapiantare il cuore di Silvio per muoverlo con le mani. Però hanno scelto un altro maiale, quindi no. scherzo Emilio, ci mancherebbe. No, poi era bovino il cuore. Sei il rinnovo.
Lui si chiama Fabio Borghini Alisei. Marco sì. Mazzoli e Paolo Nois Joffer non hanno detto nulla di quello. Lui è ancora direttore del TG4, sì. Stai cercando di uscirne, ma. Zitto. Vabbè, ne parliamo dopo, ragazzi. È arrivato il momento di conoscere meglio anche delle persone che hanno fatto parte di questo programma negli ultimi 10 anni. C'è un uomo che noi torturiamo da mesi, da anni ormai. Un uomo che ci risponde sempre quando ne abbiamo bisogno. E quindi abbiamo deciso io e Wender di andare uno a uno a conoscere le nostre vittime. La prima è una persona con un cuore molto grande, una persona con tante passioni, la figa, la droga e il demonio. Stiamo parlando di Bestemmia Man. Conosciamolo meglio.